Un saluto a tutti e ben ritornati a The World 125 nuovamente con una nuova Dev Diary Analysis per Earth of Iron 4. Oggi esaminiamo tre nuovi Dev Diaries che arriva dal, se partiamo da quello del 12 settembre fino ad arrivare a quello del 26, quindi ci stiamo avvicinando alle date odierne, siamo indietro solo più di due di nuovo. Allora, parliamo del primo che parla della produzione navale, della riparazione delle navi e del nuovo sistema di danni inflitto alle navi. Allora, adesso, come potete vedere all'immagine, faccio come al solito un sunto di quello che viene scritto in inglese per chi magari non lo capisce, non ha voglia o preferisce vedersi un video con qualcuno che glielo spiega. La produzione delle navi viene totalmente rivisitata, viene ridotto il numero di porti che possono essere assegnati alle navi, le corazzate possono avere solo più una linea, adesso qua vediamo se lo fanno vedere, no? Non si vede nemmeno qua. Comunque, ah sì, qua si vede. No, quindi anche gli heavy cruiser, comunque le capital ships, chiamiamole così, possono avere solo più una linea di produzione di porti, la chiamiamo linea di produzione, quindi solo più 5 porti assegnati. Questo per stare a significare che sono navi molto lente da costruirsi, ma ne possiamo costruire adesso di più in serie, quindi possiamo avere magari 3 navi in produzione al posto che una sola con più velocemente. Il principio è lo stesso, ma tra virgolette è più realistico, quindi possiamo tende a simulare la lentezza di costruzione di queste navi. Tutte le altre navi, con eccezione dei convogli, avranno solo più 10 porti assegnabili, quindi dai sottomarini, ai light cruiser, a tutte le altre, avranno 10 porti assegnabili. Quello che però va davvero a cambiare tutto è il sistema con cui vengono riparate le navi. Adesso bisogna assegnare manualmente i porti, cioè manualmente, bisogna assegnare un tot numero di porti per la riparazione. Quindi qua vedete che su un totale di c'è qualcosa che non qua, qualcosa che non cosa, 3 su 10 sono normali e 6 di 9, oh, vabbè. Allora praticamente 3 di 10 sono disponibili, quindi questo qua va un totale di 19 porti, penso che 9 siano stati assegnati alla riparazione e 10 alla normale costruzione. Adesso spero di aver capito bene cosa sta sto 3 su 10 e 6 di 9. Quindi ci sono 3 porti disponibili, 6 porti disponibili per la riparazione e 3 per la costruzione. Come vedete anche qua ci sono nuovi simbolini per la riparazione delle navi. Ovviamente di questi 6 di 9, se abbiamo un porto con 10, solo 6 di quegli slot verranno utilizzati per la riparazione. Quindi qua lo dice, se avete una nave di livello 5, 5 porti potranno essere, 5 navi in quel porto potranno essere riparate automaticamente, sempre che voi abbiate 5 porti assegnati alla riparazione. Esiste adesso un sistema di critici, quindi che va a incidere sulla potenzialità e sulla potenza di fuoco delle navi. Ad esempio vedete qua questo simbolino qua che si vede anche qua dell'elica. Immagino che voglia dire che avrà una velocità ridotta, che è stata colpita l'elica della nave, quindi andrà più piano rallentando tutto il naviglio presente in quella flotta. Qua vediamo un'altra serie di critici, come ad esempio il radar inoperabile, i tubi dei torpedoes distrutti, è stato colpito il magazzino, quindi dove si tiene il carburante e quant'altro, quindi un danno davvero massivo, quindi potrebbe quasi far affondare la nave. Altra cosa, si possono assegnare le priorità con cui riparare la nave. Magari volete che quella corazzata, il vostro fiore all'occhiello della vostra flotta, sia riparata il prima possibile, lì potete dare la priorità. Qua vengono anche viste di nuovi tratti per i nostri ammiragli che tra virgolette vanno a concentrarsi su determinati danni critici o per mitigare l'effetto di questi danni critici. Ad esempio Crisis Magician, immagino sia per tra virgolette cercare di risolvere la crisi sulla nave a seguito di un danno, di un qualcosa, come anche Safety First dovrebbe ridurre al minimo la possibilità di avere dei danni critici, perché è uno che pensa prima alla sicurezza, quindi stiamo attenzione, non bevete il caffè dopo fuori dal parapetto perché sono cascati di sotto. Ah, quanto sei simpatico. Passiamo a quello nuovo, quindi questo è quanto, giudizio su queste nuove features, ok, ci stanno. Sono cose che effettivamente vanno a migliorare il gioco, soprattutto dal lato produttivo, secondo me diventa un po' più ragionata la cosa. E soprattutto si possono finalmente tirare fuori un po' più di navi con i porti a disposizione.
Immagino abbiano anche rivisto tutti i tempi di produzione delle navi, perché ovviamente potendo assegnare meno porti sarà un po' da rivedere anche quello. Passiamo al Death Dive successivo, e questo il mio giudizio è un po' più è più una cosa di nicchia, non so quanto. Sì, è carino avercelo, ma quanto ce n'era la necessità di avercelo, quando ci fosse la necessità di averselo, secondo me è zero. Comunque parliamo dei governi in esilio e viene fatto subito l'esempio dei polacchi o quant'altro. Comunque, diverse nazioni, come voi ben sapete, le divisioni polacche, divisioni olandesi, belgi, eccetera, eccetera, hanno combattuto al fianco degli alleati anche dopo che i loro governi erano capitolati. Hanno mantenuto, tra virgolette, chi aveva magari delle nazioni coloniali, un governo effettivo come il Belgio, magari nel Congo belga. Questo cosa vorrà significare? Che adesso come nazione, se noi accogliamo, ad esempio rimangono queste nazioni all'interno della nostra fazione, potremo sfruttare delle abilità, ovvero l'abilità di poter avere delle divisioni veterani esiliate, quindi pensate alla divisione di carri polacca che ha invaso la Normandia, divisioni di flottiglie aeree esiliate con una maggiore esperienza dall'inizio, mentre si considera che questi hanno già combattuto in scenari abbastanza difficili, quindi siano più esperti, e anche generali esiliati per comandare queste nuove divisioni. Qua ci fa vedere un leader polacco in esilio, quant'altro. Vedete che qua nella lista ci appare Anthony Zielinski, non è il giocatore del Napoli. Qua ci fa vedere ovviamente il nuovo fattore della legittimità, di quanto questo governo sia legittimato dopo la capitolazione, se magari la Germania ha creato un governo puppet momentaneo. Adesso non so cosa si possa creare, ad esempio il governato di Polonia già senza che sia finita la guerra, non penso, solo tra virgolette penso sia possibile solo per le nazioni oltre la Polonia, quindi quelle in Russia. Però sarebbe da fare, quindi quanto quel governo sia più legittimo di un altro, e quindi ma maggiore legittimo, maggiore ci saranno i bonus per la nazione. Ecco qua, dipende ovviamente quanto riusciamo a prendere di unità la capitolazione, di risorsa la capitolazione, quello dice che qua dipende dalla legittimità e da quante divisioni riescono a scappare. Ovviamente penso abbiano anche pensato al fatto che uno ritira tutte le divisioni prima della capitolazione per tenere, penso che non si possa fare, l'ho letto da qualche parte, ma non lo trovo scritto. Appears hostage after a long while. Dipende da legittimità. Ah, eccolo qua, infatti a seconda della legittimità alcune stockpile possono essere trasferite, possono scappare con severe perdite di equipaggiamento e appariranno nella nazione ospite un po' dopo, presumibilmente attraversando il canale, cioè queste divisioni saranno le divisioni esiliate. Penso che non conti le divisioni che tu ad esempio porti in Inghilterra prima della capitolazione, penso non si possa fare questo, se no sarebbe, penso più che altro per il multiplayer, un cheat bello e buono. Adesso non so se qualcuno l'abbia mai fatto, penso non abbia senso. Ovviamente dà la possibilità di essere giocato, adesso i governi in esilio, non c'è più la cosa di, questo serve per il multiplayer, di magari gioco la Polonia fino alla capitolazione e poi passo in un'altra nazione, adesso si può continuare a giocare anche la Polonia dopo la capitolazione. Una cosa di nicchia, ma vabbè. Qua sotto invece parla del Focus 3 per la Gran Bretagna, del Focus rivisitato per la Gran Bretagna. Allora, qua non ci perdo un secondo di più. Hanno sì rivisto tutta la parte del rifondare l'impero, del gestire le colonie, eccetera, eccetera. Si potranno tenere delle conferenze imperiali sul gestire dell'impero, come sviluppare il commercio, come sviluppare l'economia, come sviluppare l'esercito, eccetera, eccetera, per tutte le varie nazioni del Commonwealth. Qua vi spiega tutti i dettagli su queste conferenze che possono te essere tenute ogni tot anni. C'è una sorta di bonus per l'economia, un bonus per il commercio, un bonus per la difesa, eccetera, eccetera. Ovviamente dopo averne fatte tot, che si decide cosa fare in varie politiche, lo scopo finale è quello che di creare una grande federazione, Imperial Federation, in cui quasi tutte le nazioni possono accettare o non accettare secondo le loro decisioni. Noto con piacere come abbiano scelto un'unica iconcina per ogni nazione.
Ad esempio qua si vede che l'India rifiuta. È il punto finale di queste conferenze, è appunto il Commonwealth delle Nazioni, quindi un'unica grande nazione. Vedete qua l'India nel loro caso ha rifiutato, quindi rimane India, però penso rimanga comunque una, tra virgolette, un puppet, non penso si divenga lì. Long Widow retires, British Raj, ah no, il British Raj diventa libero, quindi in questo caso se rifiutano diventano liberi. Qua ci viene anche detto cosa succede. Canada, Australia, Nuova Zelanda trasferiranno tutte le loro unità agli UK, verranno annesse e diventeranno core, quindi diventeranno nazioni proprio su cose, con manpower e tutto, come se fossero Londra. Il Sudafrica trasferirà comunque tutte le sue unità al Regno Unito, verrà annesso, ma per illustrare differenze culturali non saranno core dell'UK. Idem il British Raj, che se accetteranno tutte le unità e i leader trasferiti all'UK verranno anche loro annessi, verranno annessi, ma per illustrare le differenze non saranno core ma stati dell'UK. L'UK diventa una nazione con una nuova bandiera. Qua ci fanno vedere le bandiere: democratico, fascismo, d'empire, comunismo, neutrality, eccetera, eccetera. Non me ne può fregare di meno, personalmente sì, potrebbe essere interessante rigiocare il Regno Unito, ma non vedo così tanti cambiamenti in questo focus tree da dire wow, anche perché comunque ci avevano già messo le zampe col primo DLC Together for Victory, quindi per fare un focus tree della Gran Bretagna, considerate che ci hanno messo un focus tree tra virgolette completo della Gran Bretagna, ci hanno messo due DLC. Un DLC, se non mi, il primo costa se non mi sbaglio 14. Questo costerà sui 9 o di nuovo i 14, quindi ci hanno messo quasi 30 euro per fare un DLC sulla Gran Bretagna. Ovviamente non è che tutti quei 30 euro valgono il DLC della Gran Bretagna, però per farvi comunque capire come ogni tanto la Paradox tende a esagerare con i DLC a pagamento e le feature che inserisce in questi DLC a pagamento. Cioè questo dovrà essere comunque, penso, gratuito, e non penso sarà gratuito. Non stanno ancora dicendo cos'è gratuito e cosa non lo è, o se lo hanno detto me lo sono perso. Comunque non penso che questo sarà gratuito. Passiamo con un'altra cosa che sicuramente non sarà gratuita, a parte la faccia di questo imbecille in arancione. Allora, parliamo di Focus 3 di nuovo, parliamo del Focus 3 dell'Olanda. Siamo al Dev Diaries del 26 di settembre. L'Olanda, adesso, o Paesi Bassi per essere più precisi, con tutte le nazioni che tra virgolette hanno avuto uno scopo nella guerra. E lo so, sì, che l'Olanda è stata teatro di grandi battaglie, Market Garden su tutte, ma era davvero così necessario fare il focus tree dell'Olanda quando c'è la Spagna che, se gestita come adesso, entra in guerra nel 40 e sbilancia tutto il gioco? Vogliamo fare un focus tree sulla Spagna per renderla un po' più bilanciata? Ok, avete scelto di rifare due focus tree delle nazioni principali e due che non ce le hanno. Va benissimo, quindi l'Italia, ok, la escludiamo per quel motivo. La Grecia io la trovo già più importante dell'Olanda, che capitola dopo 2 settimane di combattimenti, e sì, volendocele. Infatti non sto manco a spiegarvi tutto il focus tree perché non mi interessa. Sì, c'è una parte in cui possiamo sviluppare le nostre risorse nelle colonie, quelle vicino alla Nuova Zelanda, Curacao, come cacchio si chiama, Caracas, chiamatela come cavolo vi pare. C'è la parte politica, espandere le varie branche dell'esercito, marine, eccetera, eccetera. Scegliere con chi allinearsi, la parte economica e la parte politica, che è abbastanza fatta bene, nulla da dire, mi sembra abbastanza fatta bene, ma è il solito Volksempfaterland, quindi fascismo, democrazia, oppure scegliamo di seguire il comunismo. Ok, stanno diventando abbastanza ripetitivi questi focus, c'è anche la parte neutrale, però è ovvio che non avendo una storia nella seconda guerra mondiale, cioè nella seconda guerra mondiale sono capitolati, sono scappati e hanno continuato una, tra virgolette, guerra sotterranea contro l'asse. È ovvio che questi pezzi qua di Focus 3 sembrano quasi tutti uguali per ogni nazione che fanno che non abbia un ruolo nella seconda guerra mondiale, il che direi, ma vogliamo focalizzarci un po' su qualcuno che ce l'ha avuto un ruolo nella seconda guerra mondiale? Vabbè, è un'aggiunta che può far piacere a alcuni, potrebbe essere un'idea comunque per una serie sul canale, perché comunque l'Olanda è una nazione abbastanza niche, nel senso che non ha di molto. La feature di questo focus tree, di queste decisioni relative all'Olanda che mi è piaciuta di più, è la possibilità di
sommerge, sì, sommerge la regione dell'Olanda, quindi quella di Amsterdam, vedete qua, e tutta questa zona qua verrà completamente sommersa, vedete, floated, e da una sperai che desse più malus, division speed del 50%, tant'è che gli alleati nel fallimento dell'operazione Market Garden, e in cui i tedeschi sono comunque riusciti nel loro intento di distruggere le dighe olandesi e quindi rallentare l'avanzata alleata, un 50% di division speed non mi sembra così fondamentale in una, un malus così pesante in, una, in un attacco. Ovviamente possono farlo anche gli stessi olandesi nell'avanzata dei tedeschi, nulla di che, da malus notevoli, però vabbè. Per il resto è un focus T come gli altri, ci sono ovviamente aggiunte carine sul ad esempio il commercio, scegliere con chi commerciare, le proprie risorse, se con la Germania, il Regno Unito, quindi qua abbiamo visto che c'è la parte, c'è la branca del focus T, adesso lo troviamo, in cui si deve scegliere se tra virgolette allinearsi verso i tedeschi, però, o stare comunque con i britannici, andare con la, con addirittura che governare le democrazie minori, mi sembra un po' pretenzioso da parte degli olandesi, anche perché non è che abbiano, fossero i belgi, diceva, vabbè, il Belgio, poi effettivamente Bruxelles è stata la sede dell'Unione Europea, ma l'Olanda sono invasori oltretutto, vabbè, non lo so, c'erano nazioni sicuramente più importanti da fare che non l'Olanda. Capisco che dovevano scegliere una democrazia europea. Non so adesso cosa andranno a scegliere. Norvegia potrebbe essere la prossima, non lo so sinceramente. Probabilmente addirittura la Svezia sarebbe stata più interessante che la Norvegia, perché comunque la Svezia non è stata invasa, potrebbe giocare un ruolo. C'è più spazio per la fantasia che non l'Olanda. Però quello faranno sicuramente il DLC sui tre paesi nordici e la chiuderanno lì. Per questo DLC è tutto, adesso farò il video anche sugli altri due, date un giudizio su queste novità, secondo voi l'Olanda andava messa? Ci sta l'Olanda? Vi interessa come paese l'Olanda? Personalmente penso che a me non interessi più di tanto, ma possa essere, a sto punto visto che l'ha messa, possa essere un'idea per un futuro, una futura serie, una nazione abbastanza, ho detto, di nicchia, le cose da fare sono abbastanza poche, anche perché non puoi andare testa a testa con la Germania, puoi resistere, cercare di guidare la resistenza o qualcosa del genere, insomma potrebbe essere qualcosa di anche per testare la nuova meccanica dei governi in esilio. Detto ciò, io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti e alla prossima, ciao ciao.